Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Domani alle ore 15 si giocherà Atalanta-Roma, partita valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie A, quindi la seconda giornata del girone di ritorno. Una partita difficilissima perché l'Atalanta, dopo alcune difficoltà, ha veramente ingranato e perché ha un giocatore, il centravanti colombiano Duván Zapata, che ha segnato la bellezza di 13 reti nelle ultime 7 partite. Particolare il caso di Zapata perché nelle prime 11 non era mai andato a segno, si è sbloccato quindi all'undicesima giornata a Bologna e poi dalla 14ª giornata alla 20ª ha realizzato la bellezza di 13 reti in 7 giornate, quindi è in uno stato di forma straordinario e soprattutto è tutta l'Atalanta che gira, perché se andiamo a vedere le statistiche vediamo come gli orobici siano il miglior attacco della Serie A, 44 reti segnate, 3 in più della Juventus che ne ha capolista, che ne ha realizzate 41, quindi l'Atalanta è una macchina da gol e comunque un'organizzazione di gioco perfetta. Gasperini al suo terzo anno sulla panchina bergamasca sta sfruttando al massimo le potenzialità dei propri giocatori, è un maestro nel riuscire a lanciare calciatori giovani in questa stagione tra tutti Mancini, su cui è vivo l'interesse della Roma che in questi ultimi giorni di mercato proverà in tutti i modi a strappare il difensore cresciuto nel vivaio della Fiorentina all'Atalanta, anche se è molto probabile che la trattativa possa giungere a buona conclusione per quello che riguarda la finestra estiva, ma stasera le parti, scusate, domani sera le parti, dopo la partita ne riparleranno. Tornando agli aspetti di campo, i precedenti tra le due squadre sono 56 a Bergamo, con un sostanziale equilibrio, 19 vittorie da parte dell'Atalanta, 19 pareggi e 18 vittorie da parte della Roma. L'ultima, nella scorsa stagione, prima giornata del campionato 2017-18, 1-0 per la Roma con un gol nel secondo tempo su punizione da parte di Kolarov. E i precedenti Gli ultimi 5 precedenti però ci dicono che c'è un sostanziale equilibrio, nel senso che sì, è vero, ci sono state due vittorie della Roma e due pareggi, ma anche una vittoria dell'Atalanta 2 anni fa per 2-1 con la squadra guidata da Gasperini che vinse la partita al 90° minuto con un rigore trasformato da Kessié oggi al Milan. L'arbitro della partita sarà Calvarese, al VAR avremo Di Bello. Gli precedenti sorridono in parte alla Roma, 13 partite arbitrate da Calvarese con 9 vittorie e 4 sconfitte. Una di queste 4 sconfitte è proprio un Atalanta-Roma 0-2 del novembre 2015 sulla panchina giallorossa Garcia, sulla panchina invece dei nerazzurri Reja. Dicevamo 0-2 con le reti realizzate da Papu Gomez e un rigore a 8 minuti dal termine trasformato da Hermann Dennis su atterramento dello stesso Gomez. E sarà una partita difficilissima perché all'Atalanta, oltre ad essere in una forma fisica straordinaria, è mentalmente in un gran momento. Gasperini non lo ammetterà mai, ma questa potrebbe essere la stagione giusta veramente per cercare il colpo gobbo, ovvero il quarto posto. In un'annata in cui la Roma, la Lazio e il Milan faticano a dare continuità di risultati, l'Atalanta è lì, ricordiamolo, Roma 33 punti con il quinto posto in classifica, Atalanta 31 punti. Settima tra l'Atalanta e la Roma c'è una distanza di 2 punti e nel mezzo ad un punto da meno della Roma, un punto in più dell'Atalanta c'è la Lazio. Per l'Atalanta vorrebbe dire scavalcare la Roma, vincere e soprattutto se guardiamo la classifica stessa vediamo come gli orobici siano a 3 punti dal Milan, quindi in piena lotta per un posto in
Champions League. L'Atalanta si presenterà al match nel miglior modo possibile. L'unico indisponibile sarà Remo Freuler, il centrocampista svizzero che la settimana scorsa ha avuto un problema di natura muscolare e sicuramente sarà assente nel match, mentre per la Roma i problemi sono un pochino di più. Perotti, Juan Jesus, De Rossi che continua a mancare anche se finalmente questa settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo, c'è Cengiz Under che è stato costretto ad uscire nel match della settimana scorsa dopo pochi istanti e che ne avrà per almeno 2 settimane, però diciamo che le alternative non mancano, quindi è probabile che vedremo Olsen tra i pali, Florenzi ristabilito dall'influenza sulla fascia destra con Kolarov sulla fascia opposta, i centrali di difesa saranno Manolas e Fazio, nonostante il difensore argentino abbia avuto in settimana un'influenza che non l'ha fatto allenare al pieno della propria forma. In mezzo al campo vedremo Cristante e il ristabilito Nzonzi e i tre dietro a Dzeko dovrebbero essere Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy, anche se è possibile vedere dal primo minuto Justin Kluivert. L'Atalanta invece è in formazione, dicevamo, tipo, a parte l'indisponibilità di Freuler. Quindi, che cosa dire? Bisognerà fare tantissima attenzione chiaramente a Zapata, ma anche a Gomez ed Iličić. Curioso il caso dello sloveno, che in questa stagione ha realizzato sì 6 gol, ma fatti solamente in 2 partite, quindi ha realizzato 2 triplette. Un calciatore atipico che quando è in giornata può veramente devastare le difese avversarie come lo stesso Gomez, e quindi bisognerà porre un'attenzione maniacale a questo aspetto. E soprattutto bisogna tener conto poi che dopo quella partita di Bergamo la Roma avrà un impegno difficilissimo 3 giorni dopo la trasferta di Firenze contro la Fiorentina in Coppa Italia, quarto di finale secco. La Roma ha la necessità di portare a casa il risultato perché la Coppa Italia quest'anno deve essere un obiettivo fondamentale. E poi, soprattutto, qualche giorno dopo ci sarà un nuovo scontro diretto in campionato contro il Milan, che in settimana ha ceduto Higuain al Chelsea. In realtà Higuain è formalmente ripassato alla Juventus, dove era in prestito con diritto di riscatto al Milan, per poi trasferirsi al Chelsea, ed ha ufficializzato per 35 milioni di euro Christoph Piontek, il centravanti del momento, l'attaccante del Genoa che in questa stagione ha realizzato 13 gol solamente nel girone di andata e che va quindi a rinforzare l'attacco della squadra allenata da Rino Gattuso. Piccola finestra riguardo il mercato, mancano praticamente 5 giorni alla chiusura, giovedì alle ore 20 ci sarà il gong. In questo momento la Roma formalmente a livello di prima squadra non ha realizzato alcuna operazione né in entrata né in uscita, si registrano solamente movimenti minori. A livello di Under 17 allenata da Piccarfia, è stato introdotto il giovane attaccante svedese dal Trelleborgs, Joel Persson. Si allenava già con la Roma da qualche tempo, però il 15 gennaio ha compiuto 16 anni e quindi è stato formalmente sottoscritto un contratto. Mentre a livello di primavera è stato prelevato da una squadra di Serie D brasiliana il giovane Estrella Galeazzi. Non sappiamo effettivamente il valore di questo ragazzo, non riesco ad esprimermi perché non l'ho mai visto dal vivo, però insomma se la Roma ha realizzato questo tipo di operazione effettivamente avrà visto delle potenzialità nel ragazzo. Diciamo 4 giorni alla chiusura del mercato e sarà difficile vedere qualche movimento importante a meno che non ci sia qualche uscita. Diciamo che la proprietà sta cercando di tenere il più possibile i soldi poi per il mercato estivo, altrimenti investire ora significherebbe
guardando in faccia la realtà, dover poi fare delle uscite entro il 30 giugno. La Roma non vuole mettersi in questa stagione, in queste condizioni, soprattutto perché, a differenza degli altri anni, la situazione di classifica è leggermente deficitaria, quindi non c'è la certezza di entrare in Champions. Quindi quello che si dice nelle segrete stanze di Trigoria è non fare il passo più lungo della gamba. Però diciamo che se non dovessero esserci infortuni, al di là insomma del ruolo di centrale di difesa, la Roma è abbastanza coperta in tutti i ruoli. Ha valorizzato o sta valorizzando molti giovani italiani, soprattutto a centrocampo, dove tra Cristante, Pellegrini e Zaniolo stiamo assistendo a una crescita esponenziale da parte di molti giovani, e questo è positivo. Ci auguriamo, e questa dovrebbe essere la strategia, che possa esserci sempre più una italianizzazione da parte della Roma stessa, perché in un senso o nell'altro, comunque, avere un blocco granitico di calciatori italiani indubbiamente favorisce l'amalgama e soprattutto la creazione di un gruppo compatto ed omogeneo. Inutile negare poi che i grandi successi della Juventus prima di Conte e poi soprattutto di Allegri siano passati attraverso la classica, la famosa BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini, con Buffon tra i pali, che poi sono stati per anni anche gli artefici della nazionale italiana. E quindi grande fiducia per quello che riguarda la partita di domani, perché la Roma sta venendo da tutta una serie di risultati positivi. Non sarà semplice, probabilmente l'Atalanta è la peggior squadra da incontrare al momento, ma il calendario ci pone davanti a questo ostacolo e bisogna avere la maturità per affrontarla. Il Milan, no, che ci precede, non avrà una partita semplice, perché giocherà, è vero, tra le mura amiche, ma contro il Napoli, che è la seconda in classifica. Anche la stessa Lazio, che è indietro di un punto, avrà un impegno decisamente proibitivo, perché giocherà contro la Juventus, seppure insomma sempre lei anche lei tra le mura amiche, e alla Lazio mancheranno Luis Felipe, che ha avuto un'elongazione muscolare, ne avrà per 20 giorni, Acerbi per squalifica, e anche lo stesso Marusic, ma alla Juventus anche ha i suoi problemi, perché saranno indisponibili tra gli altri Pjanic, probabilmente Cancelo, non ci sarà neanche Mandzukic, e Khedira, che ha avuto una ricaduta sul problema al ginocchio che aveva avuto in precedenza. Però sappiamo benissimo che la Juventus ha praticamente due squadre, quindi andrà a Roma per cercare di vincere la partita. Quindi questo per dire che a conti fatti un pareggio in quel di Bergamo non sarebbe un risultato da disdegnare completamente, anche se poi bisogna sempre vedere quella che sarà l'evoluzione della partita e soprattutto i risultati che giungeranno dagli altri campi. Detto questo, gridando sempre più forte un Forza Roma, perché ce n'è veramente bisogno, auguro a tutti i nostri radio web ascoltatori un buon proseguimento di giornata. A risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli.